Ciao a tutti, oggi voglio provare a fare una sorta di esperimento. Prendo un brano, Yesterday dei Beatles, classico che di certo non ha bisogno di presentazioni, e provo a riarrangiarlo in chiave fingerstyle. È un brano che personalmente ho sempre suonato con l'accompagnamento, quindi conosco già gli accordi e non ho mai provato però ad unire l'aspetto melodico a quello armonico. Proverò a farlo ora, vediamo cosa succede. Qui sulla destra ho in sovraimpressione appunto la melodia con gli accordi scritti sopra e ho preferito fare così per evitare problemi di copyright nel caso in cui riproducessi appunto la traccia originale, allora così non ci sono problemi. Proviamo ad ascoltare l'inizio, anche se ormai tutti la conosciamo. Ok, quindi questo si svolge sul Sol, abbiamo La e Sol come note, quindi fatte così. Possiamo optare per questa ottava che è anche quella giusta. Sopra il Sol maggiore. Adesso cerchiamo di trovare anche il voicing giusto, quindi il ragionamento che io faccio è il La sopra il Sol è un Sol, diciamo, ad 9, possiamo chiamarlo. E viene automatico fare una cosa del genere, no? Potrebbe essere l'inizio. No, forse così. Ok. Cerchiamo adesso di rendere un po' più interessante questo passaggio, quindi al posto di fare e stop, costruirci sopra una specie di accompagnamento, no? Che possa anche fungere da collante per la sezione successiva. Ok, poi c'è Fa diesis minore. Forse non è proprio il voicing più giusto, proviamo comunque a sentire la melodia. Ok, quindi Si, Fa diesis, Re diesis, Mi, Fa diesis. Quindi. Ok, questo si deve svolgere la prima parte, quindi il Si che parte sul secondo movimento. Pardon, Do diesis sul Fa diesis, quindi poi Si e esatto, quindi la terza maggiore, quindi così però è certo c'è il basso, c'è la melodia, ma è un po' vuoto, quindi ok, dobbiamo cercare di arricchire un po' questo. Allora, per poter eseguire un Si nel basso Fa diesis, a me viene in mente questo accordo che è Fa minore undicesima, infatti il Si è l'undicesima o la quarta, quindi questo qua direi che suona bene. Poi abbiamo il primo una pausa da 1 e poi dopo c'è il Si, il Do diesis. Anche questo Si magari possiamo sfruttarlo visto che è un Si settima con il Re diesis al canto, quindi benissimo. Poi Mi. Ok, fino a qua, ok. Però visto che il Mi ce l'abbiamo anche sulla prima corda, perché non provare a sfruttare anche, vediamo. Sì. Ok, molto meglio. Però suona bene lo stesso. Poi siamo in questo punto e Fa diesis e Sol. Esatto. Fa diesis, Sol, ok. Ecco, potrebbe essere una buona idea e poi vabbè. Abbiamo Mi e col Fa diesis al canto. Ok, per quanto riguarda le ultime due note sulla seconda battuta, quindi il Fa diesis e il Sol, potremmo provare ad armonizzarle in modo da non lasciarle da sole. Quindi l'armonizzazione sicuramente più comoda in questo caso è quella per seste, quindi la terza maggiore, quindi di Fa diesis, che dovrebbe, anzi minore, scusa, che dovrebbe essere La. Ce la possiamo avere anche al basso, quindi ci
ci viene fuori questo bicordo di sesta, no? Quindi secondo me potrebbe... Ok, bene. Poi armonizzando abbiamo appunto il Sol, subito dopo dovrà avere il Si, quindi per avere questo bicordo di sesta, no? Ok, possiamo mantenere questo voicing, questo bicordo anche sul Mi minore. Sì, in mezzo, giusto da fare riempire anche un po' di più. E anche qui possiamo sfruttare diatonicamente il bicordo che diventa Sol e Mi, quindi intervallo di sesta partendo dal Sol. Quindi ok, ripetiamo un attimo le prime tre battute. Proviamo ad andare avanti. Re, Do, Re. Ok, sono anche un po' troppa roba. E quindi... Poi c'è un Re, però forse eviterei di metterlo così intero, perché sennò sembra che faccia un'altra melodia, quindi... Allora, il Mi continua, come possiamo vedere qui è legato fino alla fine della battuta, però qui ci va un Re, quindi Re e Mi insieme viene fuori un Re sesta, ok? Quindi pure magari vedendolo in questa posizione, anche questo mi piace molto, è un Do maggiore proprio spostato pari pari di due tasti avanti, che in certi contesti ci può anche star bene. Aggiudicato, direi. Do, sì, ci sta. Poi abbiamo Re, Do, Si, La, e poi sulla battuta 5 Do e Si, Si. Ok, quindi bene, proviamo a vedere come incastrare gli accordi in questo punto. Quindi abbiamo, qui abbiamo Re, quindi sull'accordo di Re possiamo fare questo Re quinta. Do, Si, La. Comodissimo, perché grazie a questa diteggiatura del Re quinta abbiamo con questo anulare indice corda vuoto e La che è già diteggiato, abbiamo già tutte le note a disposizione, quindi la melodia per fortuna è anche abbastanza semplice da questo punto di vista. No, quindi è com'è. Ok, il Do sull'accordo di Sol mi fa pensare ad un accordo sus, quindi il Do è la quarta, quindi potremmo fare così, o anche magari provare come faccio a volte armonizzato, quindi sul Do praticamente ci faccio un bicordo di sesta, quindi se partiamo da Do e andiamo due toni più avanti abbiamo un intervallo di terza, se questo Mi lo portiamo praticamente al basso ci diventa un bicordo di sesta, è la stessa cosa comunque, disposti in ordine diverso ovviamente. Ok, ero rimasto così è molto meglio. Invece mi dà un po' più di sostegno alla melodia, visto che abbiamo solo uno strumento. Re, basso, fa diesis, sono qui. Allora, c'è un po' di pausa, aspetta che mi ascolto. Ah, ok, sarebbe quindi quel tempo. La, Sol, ok, questo La deve avere anche il Fa diesis il basso e il Re, perché sarebbe un Re basso Fa diesis, che è questo, se preferite col pollice, quindi mi verrebbe da fare una cosa del genere. Ok, bene, poi Sol su Mi minore, ovviamente la terza minore.
poi abbiamo Si, La, e poi abbiamo La settima, quindi gli accordi sono Mi minore e La settima. La melodia, ok, quindi potrebbe essere così, abbastanza semplice però funzionale. Poi Mi basso, Sol sull'accordo di Do, aspetta che lo ascolto, ok, ok, qua bisogna stare attenti, visto che la melodia fa praticamente, qui abbiamo un quarto, esatto, è un quarto, poi sì, in due ottavi, dove mi sembra che qui anticipi un pochettino sul levare la melodia. Quindi bisogna capire dove far cascare anche l'accordo. O mettiamo l'accordo sul battere, quindi 1, 2, 1, 2, potrebbe starci, mentre dobbiamo cercare di rendere indipendente la melodia. Quindi pa, pa, levare, no, potrebbe essere, quindi riparto dalla battuta 6, anche qui possiamo magari nella battuta 7 accompagnare un pochettino, armonizzare un po' la melodia, mettendoci il Re al basso, sempre per il solito bicordo di sesta, dove il Si è al canto e il Re al basso, quindi... Ok, qua immagino che ripeta la melodia, esatto. Benissimo, ok, quindi ne approfittiamo anche per ripassare. Alla 14, anzi sono 6 a dire il vero, sono uguali a quelle di prima. Ok, passiamo adesso al B, questo non me lo ricordo bene. Ok, qua in mezzo c'è un po' di, sarà un po' una sfida, dai, proviamo. Allora, La basso Si ho scritto, infatti molto spesso faccio questo accordo e ci sono varie versioni, allora, quindi La basso Si, Si settima, in alcuni casi alcuni ho sentito alcuni musicisti fare Fa minore undicesima e Si settima, ci sta bene lo stesso, è come fare un secondo, quinto, che poi risolve sul primo minore ovviamente. Però questo Fa diesis non ha un suono proprio da semi diminuito, secondo me deve essere proprio un Fa diesis undicesima, perché ascoltando anche la versione originale mi sembra che sia più un accordo minore con la quinta giusta, però non con la quinta diminuita. Ok, detto questo, la melodia qui tiene un Si, 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 quindi qua possiamo sfruttare la corda a vuoto facendo un La basso Si, però magari togliamo l'indice, quindi poi dobbiamo fare un Si settima, però questa posizione un po' chiusa non favorisce la corda a vuoto che dobbiamo mantenere, quindi però devo stare attento. Potrebbe
potrebbe essere così. Molto spesso negli arrangiamenti fingerstyle non si esegue pari pari la melodia, ma la si adatta un po' allo strumento in questione, quindi... Poi, battuta 16... Ok, qua abbiamo 3-4 accordi addirittura. Allora, andiamo proprio sul basic. Ok, poi sol, basso, si, quindi questo. Però con il fa diesis e il mi. Quindi... così, vediamo. E qua possiamo fare anche un re, qua possiamo fare un do con il sol al canto, insomma, meglio così. Quindi un do maggiore settima, ok. Ottavo che è il mi in levare, quindi la. Qua aspetta che accade qualcosa di particolare. Ok, tutto sincopato, quindi spostamenti di accenti. Ok, quindi abbiamo questa è la melodia, quindi il la, l'accordo di la deve andare sul battere. Il mi, la nota mi del canto è legata da prima, quindi rifaccio la battuta 16 e la collego. Esatto, quindi 1, 2, 3, 4, 1. Sull'1 deve cascare il mi minore, la minore. Quindi abbiamo... fa diesis, quindi... la minore sesta, ottimo. Nuovo mi, poi re sul re, possiamo fare re quinta e mi sol, sì. Poi ci va l'accordo di sol. Ok, vediamo come rendere interessante questa parte. Ok. Se prendere il si con questo, in questo modo con lo slide, andare sulla corda a vuoto, magari optiamo anche per la corda a vuoto come abbiamo fatto prima. Ok, vediamo se riesco. Se riesco a collegare alla dalla battuta 16 in poi. Questa è una cosa interessante che mi è venuto da fare adesso. Dalla battuta 18, visto che abbiamo il si che è legato e quindi la parte vocale rimane abbastanza sospesa in questo punto, qui è il momento in cui possiamo arricchire con qualcosina anche noi, no? Con mettere qualcosa di strettamente chitarristico proprio per riempire i buchi, altrimenti verrebbe fuori così. Vuota, no? Ok, andiamo avanti. E battuta 19, abbiamo sempre sì sì. Ok, ottimo. Qua come prima. Ok, poi qua cambia, aspetta. Fa diesis, benissimo. Poi... ok, dai, abbastanza comodo. Fantastico, andiamo pure avanti con... ah, qua c'è una variazione rispetto a prima, perché prima era la...
Sol, adesso abbiamo Si, Sol, Sol, va bene, insomma. Ecco, anche qui i sedicesimi, yesterday, cioè, quindi non è detto che la parte vocale si associ bene anche alla corda suonata in questo modo, quindi bisogna anche qui un po' ragionare da chitarristi, quindi. Oppure mantenere, cioè evitare anche di dover per forza fare i sedicesimi e rendere un po' più interessante. Questo non è che mi convinca tanto, così ancora meno. Però visto che abbiamo sia il Do che il Si nella melodia, adesso siamo in questo punto. Ok, proprio questo punto qua intendo, quindi c'è anche questo cluster che possiamo anche sfruttare in qualche modo. Così andiamo a complicarci la vita. Potrei optare per questa posizione, magari anche rendendolo proprio re settima, come è scritto qui. Quindi re, sto parlando delle note della melodia, quindi abbiamo re, do ce l'abbiamo qui, poi il si possiamo farlo a vuoto e poi abbiamo il la che andrei a prendere qui, quindi molto meglio rispetto a qua, secondo me. Perché possiamo sfruttare proprio anche armonicamente il Do e il Si con questo cluster, no? E poi qua, ok, passa direttamente al B, perfetto. Quindi abbiamo sempre La basso Si e Si settima, ok, vado pure nella pagina dopo. Quindi ascoltiamo tutta. Fa anche la discesa. Ok, bene bene. Allora, ripetiamo un attimo. Quindi anche qui, visto che abbiamo quattro note della durata di un quarto, quindi Sol, Re, Do, Si, possiamo magari accompagnarle e armonizzate, no? Proviamo a vedere, quindi facendo sempre i nostri bicordi di sesta, quindi Re, poi Do e Si, ok? Quindi anche qui vedete questo salto qui è un po' scomodo perché ti devi, diciamo, dal basso si viene un attimo abbandonato per essere poi affrontato in questa diteggiatura, quindi potremmo sfruttare anche il pollice forse. Sì, ciao. No, forse è ancora più difficile la roba. Ecco, ok, bisogna valutare la fattibilità. Al limite potrebbe essere un buon compromesso. O anche se no. Magari anche sfruttare la corda re a vuoto. Potrebbe essere interessante anche senza dover armonizzare tutto quanto nei casi in cui
sente un po' lo stacco, sia magari anche un po' tecnicamente difficile. Ok, vediamo A di nuovo, sempre come prima. Poi ripete, giusto? Bene, bene, ok. Quindi è la parte iniziale, diciamo, il tema con la ripetizione e la coda finale. Quindi...